Buongiorno, buongiorno dal vostro Homeless da Milano. C'è un po' di sole stamani, ma siamo a marzo. Va bene anche un'inquadratura così, ci siamo. Niente, vi faccio vedere cosa mangio quando ho qualche soldo. Le curiosità. E niente, ve lo faccio vedere subito, almeno con me non si perde tempo su certe cose, anche perché lo sapete, non voglio annoiarvi. Quindi vediamo un po'. Ieri ho fatto una mini spesa, una breve spesa, ho preso quello che piace a me, e stavo pensando, sì, vabbè, sono andato da Carrefour, siamo a Milano, zona centro, mi piace Carrefour, o Carrefour, non so da dove provenga, sinceramente. E niente, sì, ho speso, mi sembra, 8,72 euro, non ho lo scontrino, ma era 8,72 euro. Faccio vedere subito quello che mangio quando ho qualche soldo, quando, diciamo, sì, una sorta di roba preferita, sì. Allora, queste a me piacciono, di solito sono molto buone, quindi le provo. Ora, i 1,93 credo sia la data in cui, l'antica ricetta del 1936. Queste sono molto buone, davvero. Sono generalmente croccanti, oliose, hanno un buon gusto. Io, a me piace l'olio, quindi prendo queste. Poi chiaramente potrei anche variare, non è che ci sia proprio l'obbligo, però mi piace. Poi voglio provare, ora vi faccio vedere questi, voglio provare perché ogni tanto un dolce mi ci vuole. Poi farò un video anche su questo. A me i dolci non, io sono per il salato, a me i dolci, cioè, capito, potrei, sono stati veramente decenni senza mangiare dolci, ma nel vero senso della parola proprio. Almeno, però ora qui a Milano, distributore di cibo, danno tanti dolci, quindi un po' mi hanno messo sto vizio, però visto che ci tenga denti, io poi ci tenga denti, poi non mi piace, comunque. Sembra strano, ma è così, per il salato. Comunque faccio vedere, ho preso questi, non credo averli mai provati, cioè vabbè, magari decenni fa sì, perché questa marca è famosa e insomma ha parecchia storia, però ho preso questi per provarli. Nulla, crema al cioccolato e nocciole e niente, ma boh, chissà quanto mi dureranno, perché io non sono proprio un patito dolce, anzi. Oh, questo è il mio formaggio, credo preferito, insomma preferito, è uno dei miei preferiti di formaggio, questo qua, che così mi fa vedere. Questo è grana padano, scritto così, che è uno dei miei formaggi davvero preferiti. Ecco, questo è uno di quei formaggi che mangerei veramente tanto, anche senza panza. Questo è veramente, sono 250 grammi, vabbè, vi faccio vedere. 250 grammi. Questo è veramente uno dei miei formaggi preferiti, questo va detto. E poi, il latte, che sono un amante del latte. Ero già amante decenni fa, però mi faceva un po' qualche disturbo, adesso non me ne fa più. E quindi io sono un amante davvero del latte, e il latte intero, cioè per me, mamma mia. Ne ho mangiati, ne ho bevuti tanti, latte scremato quando facevo un po' di sport, o parzialmente. Il latte intero veramente era difficile lo bevessi, ma il latte intero è veramente fantastico. Insomma, molto buono. Ora ho preso questa versione, sempre latte intero. Cambia l'etichetta, che è di questo colore, vabbè, sì, però la marca è molto buona, Granarolo, a me piace. E niente, queste qua faccio vedere, vediamo un po' questa roba qua, queste qua definitiva, sì, perché con il formaggio posso farci un pasto, le patatine, sì, lo snack, sinceramente non uso come pasti le patatine, perché non mi danno sempre, non riesco, cioè mi pieno ma manca sempre qualcosa. Il latte, vabbè, mi piace un casino, e il dolce, vabbè, ogni tanto un dolce. E niente, c'ho da dirvi nulla, cioè nel senso, il video è questo. Oh, guarda l'inquadratura strana, a vedere la mascherina, no, non ce l'è mascherina, vabbè, è per il sole. Ok, io vi saluto, vi auguro di passare un'ottima giornata,
poi vabbè, faccio tutta un'inquadratura che serve usare, cioè così le buste per ore danno, quello mi interessa, le buste che danno ora al momento a Milano, qualche California. Buona giornata a tutti, è stato mi davvero bene.